Buongiorno, oggi abbiamo Branka Jakovic alla Casa di Dante, al Circolo degli Artisti, con una mostra tutta particolare. Ecco, Branka ci spiega la sua tecnica e i motivi di questa mostra. Questa mostra vuole rivivere nei momenti essenziali il percorso della mia ricerca pittorica, che essenzialmente è ispirata dalla natura, dalla sua bellezza, dalla sua armonia e dei sentimenti che questi elementi naturali provocano in me. Nelle terre verdi delle sponde di Danubio, dove ancora era presente la cultura pagana, in cui si viveva con la natura, la natura era centro della vita dell'uomo e dunque è una tradizione che trasmette dei forti sentimenti del vissuto con alberi, con paesaggio, con cielo, con tutte queste emozioni che la natura suscita nel spettatore. Gli acquerelli sono stati il mio primo amore e ho disegnato per diverso tempo con questa tecnica perché mi dava la possibilità di rappresentare elementi naturali con la freschezza, con la sensazione di rivivere queste emozioni che suscitano in me, che spettatore possa percepire quello che sento io quando li disegno, cioè il fruscio degli alberi, delle fogliame, odore dei fiori, mutevolezza del cielo che vediamo anche rappresentati in alcuni di questi acquarelli. Per esempio questo è proprio espressione di questo mio interesse per il cambiamento delle situazioni di luce, di colori nel paesaggio, nel cielo, negli alberi o alberi più dettagliatamente presentati con tutte le sue sfumature anche di colori, di ombre, di luci. Esempio, questo è un lavoro che proprio sottolinea questa differenza fra le parti illuminate del sole, dunque splendide, luminose, e le parti sottostanti che sono in ombra. Questo, per esempio, è un ombrello che rappresenta un paesaggio anche molto. Per esempio, questo acquarello rappresenta il paesaggio nella sua essenzialità, un paesaggio che dice e non dice, però fa riflettere sull'emotività che produce la natura, che produce il sguardo lontano, l'infinità dei spazi e il cielo che lo completa. Queste cose sono molto belle. Che cos'è che l'ha portata a disegnare questi paesaggi? Da quando ero piccola, mio padre ci portava sempre a passare tutti i mesi estivi nella campagna, dove si viveva insieme con tutte le esigenze di raccogliere frutta, di fare la vendemmia, di ascoltare un tuono che a noi bambini spaventava. Tutti gli elementi della natura erano presenti nella mia vita familiare e io ero radicata in questo ambiente, che la mia personalità è stata foggiata da questo vissuto con la natura. È una guida che mi ha servito nelle varie
vicende della mia vita, soprattutto nei momenti della difficoltà, la natura mi dava questo conforto, questa serenità, questa pace che poi io in qualche modo volevo fare rappresentare nei miei quadri. E volevo soprattutto capire se le persone che guardano la mia pittura possono provare emozioni simili alle mie. E questo è stato il grande regalo di questa mostra. Un altro elemento che mi ha fortemente condizionato nella mia ricerca, nel passaggio a sperimentare diverse tecniche, dall'acquarello all'olio alla tempera, era il fatto di continuo mutamento, di continuo cambiamento che noi si percepisce negli elementi naturali. Il cielo cambia secondo l'ora del giorno, secondo le stagioni, secondo sole, secondo luminosità, e dunque mi ha dato questa costante che c'è nella mia ricerca pittorica, è la continua trasformazione. Dunque avevo bisogno di sperimentare nuove tecniche come olio, come tempera acrilica, che mi davano delle possibilità diverse nel rappresentare sia colori sia le forme che sentivo che facevano parte di me. Questa composizione che io ho voluto comporre era il mio desiderio di far capire come elementi naturali figurativi possono essere tradotti in un linguaggio più informale e astratto. Per esempio, le foglie nell'autunno cadute per terra hanno tutta una sua tonalità che poi può essere rappresentata in modo informale con stessi colori con le forme diverse. Come? Per esempio la foglia che simbolicamente rappresenta tutta una serie di emozioni, che cadere nell'acqua, il vento che soffia, i colori che cambiano, le ombre e le luci. Poi ho cercato di rappresentare anche il modo dove non c'è la forma della foglia, ma ci sono le sfumature dei colori. Allora, la mia sperimentazione in ambito informale è sempre suscitata da certe emotività prodotte dagli elementi naturali. Per esempio, questo quadro ha tutta una serie di tonalità che troviamo spesso nel cielo quando il sole tramonta. O per esempio una composizione che possiamo trovare nelle spiagge vicino al mare, in vari posti. In genere la costante della mia ricerca è ricerca sul colore in suoi vari aspetti. La composizione di questi quattro dipinti essenzialmente è rivolta verso le sensazioni e la mia vita. E per concludere vorrei presentare questo quadro che in qualche modo rappresenta la sintesi fra il desiderio di vivere elementi naturali e il desiderio di approfondire i sentimenti profondi del giovane.